Devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato. Che freddo. Che freddo. Fa troppo freddo. Armaduke! Armaduke. Artemio! Sì, mamma! Il caffè latte è pronto! Arrivo, mi vesto e arrivo! Ciao, pinguino! Tu te ne devi andare da questa camera, perché ho deciso di metterci una stufa. Sono mica una foca io, eh? Mamma! Gioia! Mamma, porca miseria, questa casa è troppo fredda. Ah, per forza, la casa è grande, come si fa a scaldarla tutta quanta? E allora prendiamone una più piccola, più moderna, più attrezzata. E se poi un giorno ti sposi, te mettessi in famiglia, arrivano i figli, ecco che la casa ti serve grande. Chi vuoi che mi sposi? In paese ci sono solo vecchie bacucche, la più giovane sei tu. C'è la Maria Rosa, la figlia del vinaio, non ci hai mai pensato? Maria Rosa non mi piace, mi fa schifo, è brufo. Ma quanto te sei difficile, Gioia. Dai, dai, esagera, bella piena, eh? La Maria Rosa è bella. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. A me la Maria Rosa mi piace. Ecco, e allora te la sposi tu. Cosa fai? Mangi? Eh? E la preghierina non la dici? Padre nostro che sei nei cieli, spero che tu stia bene perché io qui faccio una vita d'inferno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, possibilmente fresco. Faccio presente che non ho debiti, non ho debitori. Dove vivo non ci sono tentazioni, così è. Così è. Piu, 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 piu. Artemio, buon lavoro e buona giornata. Grazie, grazie mille, molto gentile. Ma su un po' d'allegria! Il buongiorno si vede dal mattino! E infatti io sto caricando il letame. Poi trasporto il letame. Poi spargo il letame. Praticamente è una giornata di merda. Ciao! Ciao! Se mi cercassero non ci sono per nessuno! Buon lavoro, Elpidio! Che nebbia! Non è possibile. Tutte le mattine la solita storia. Qui bisogna mettere la doppia corsia.
Porca miseria, la terra è secca e arida. Sono 2 mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi, voi, lassù! Decidetevi! O mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh? Oh. Grazie, grazie! Grazie! Oh, finalmente! Grazie, va bene così! Così va bene! Un po' meno! Un po' meno! Basta adesso, basta! Basta acqua, basta! Basta, basta! Ma insomma, la volete piantare, corvacci della malora? Fermi! Ma fermi sul serio, eh? Non prendetemi per il culo! Vabbè, ho capito. Mangiatevi tutto. $90.118. Mezzogiorno. Beh, questa mattina ho fatto un buon lavoro. L'ultima zappata e poi si va a mangiare! Oh, il vino! Oh, il mio vino! Porca miseria. Vabbè, pazienza. Oggi non si beve. Ah, ma che schifo. E nemmeno si mangia. Vabbè, dormiamoci sopra. Silenzio! Oh. Ho la lingua amara. Artemio, bello, come sei giovane, hai la bellezza dell'asino. Ogni volta che ti vedo mi innamoro. Ma che schifo! Non sono bella, ma sono ricca. Sei ricca da fare schifo. Buonasera, Artemio. Ciao Artemio. Oggi è venerdì, vieni a vedere lo spettacolo. No, vado a casa, sono stanco. Oh, andiamo. No, l'ho già visto. Andiamo. Su, andiamo. Andiamo tutti qua, andiamo. Forza. Vabbè, andiamo. L'ultima volta sono arrivato in ritardo, ne ho visto solo la metà. Eh sì, gli orari vanno rispettati. È impressionante. L'altra volta c'erano meno vagoni, ma stavolta è proprio bello. Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh. Dovrebbero farlo passare più spesso. Eh no, dopo ci si abitua e non ci si diverte più. È sempre bello il treno. Eh sì, il treno è bello. Oggi è il 15 del mese, ti devo tagliare le unghie. Ma come, l'abbiamo tagliato il mese scorso? Quelle del piede sinistro. Ah. Quelle del piede destro sono 2 mesi che non le tagliamo. Ma perché poi ti compri delle scarpe così grandi? Perché sono un contadino, scarpe grosse e cervello fino. Mi fanno l'effetto del fosforo. Allora, gioia bella, tu sei un genio. Poi fai attenzione, eh.
No, mamma, lasciamo perdere, va. È un lavoro pericoloso. Lo faccio fare in officina. Sono più tranquillo. Fammi un favore. Accendimi la televisione. Voglio vedere un po' di notizie. Ah. In Indocina è caduto un Jumbo. E in dove è l'Indocina? Eh beh, bisogna andare a Lugano e poi si va sempre dritto. Non lo sapevo mica. 274 vittime. È morta anche la scatola nera. A proposito di disgrazie, te sai cos'è successo? No. Il cane del Sciur Giuseppe l'è entrato nel cortile di casa nostra. È corso dietro al gatto. L'ha preso, ci ha dato un morso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio? Fammi due uova, va. Chi può essere? Una sorpresa. Su, avanti, apri la porta. Ma chi sarà mai a quest'ora? E apri. Ah, è Maria Rosa. Questa l'ho fatta io per te con le mie mani. Tanti auguri. Perché? Oggi che festa è? È il tuo compleanno. Ah, porca miseria, me ne ero scordato. Tu sei nato il 22 aprile. Dite sei un toro. E lei è vergine. In tutti i sensi. Ci credo. Se rimarrai così tutta la vita ti faranno santa. E per te non dovrebbe essere difficile. Maria Rosa, perché non ti fermi a mangiare con noi? Ma no, ma Maria Rosa ha un sacco di cose da fare. Deve andare a casa. È vero che hai da fare? No. Hai visto? Lei deve andare a casa a mettersi in faccia una crema per mandare via l'acne, che sarebbero poi brufoli. Mettine tanta, altrimenti prova col vetriolo. Ciao, vai, ciao. Ehi, aspetta. Deve essere buono. Ma come te sei villano, Artemio. Ma quanti anni ho? 36, 37, ho perso il conto. 40. Come 40? Vuoi scherzare? Ma vuoi che non lo so? Ti te sei nato lo stesso anno che il tuo povero papà ha piantato il castagno sul confine del terreno? Tite che è la stessa età del castagno. 40 anni precisi, te capì? 40 anni. Allora sono vecchio. E molla la torta! Oh, se dice cosa vecchio, sei ancora un ragazzo. 40 anni. E proprio come il castagno sono rimasto lì dove mi avete piantato. E loro fanno la festa, fanno la torta per festeggiare 40 anni passati qui, in mezzo agli Zulu, a consumare la mia giovinezza. Ma andate a fanculo! Oh! Faminga, isci, gioia! Te me pare tu un matto! Mi sono rotti i coglioni! Io devo fare assolutamente qualche cosa! Non voglio fare la fine del castagno! 40 anni per un uomo, sono l'ultima spiaggia! Oh, signor, se ne vuole andare al mare! Ma te non sai nuotare! Stella, ma perché vuoi partire? La città è piena di tentazioni, le tentacolare! L'è una brutta bestia! Sì, brutta bestia! Quello è il mondo, la vita! La gente comunica, si diverte! Porca miseria, in 40 anni non mi sono mai mosso da questo paese, ma è possibile. Neanche il militare ho fatto. Mi son vedova e te sei il mio unico sostegno. Ah, capirai che sostegno. In città c'è movimento, ci sono le luci, i grattacieli, c'è la musica, le persone si incontrano, public relations, e poi ci sono i mestieri. Ci guadagnano un sacco di soldi, ci sono le professioni. Self-made man. Cosa vuol dire? Che mi faccio da solo. Non devi mica farti da solo, ti fa male, poi ti vengono le occhiaie. Devi prendere moglie. Ma no, mi faccio da solo, nel senso che voglio realizzarmi, posso raggiungere qualsiasi meta. Posso diventare molto importante, perché ti farebbe schifo avere un figlio presidente della Repubblica? A me mi piaci così come sei. Ah, capirai, un contadino per tutta la vita. Cosa sono? I risparmi di 20 anni di lavoro. 2.344.000 lire. Non li sciupare, e nascondili bene. Cos'è? Non li vuoi? Sì, sì. Ah. In città non si vive di solo smog, Artemio! Sì? Ti sei dimenticato la sveglietta. Grazie, mangiatela tu. Ciao, E mi lasci così, senza l'indirizzo. Se ti voglio scrivere? Ma tu non sai scrivere. Ah, già. Se ti voglio telefonare? Beh, mi troverò un albergo, una pensione, poi ti faccio sapere, Ciao. Va bene, ma se c'hai bisogno di qualcosa, vai da tuo cugino, quello che l'è emigrato a Milano tanti anni fa. Lui si è sistemato, ti dà una mano. Ma quale cugino? Severino Cicerchia. Ah, lo scorreggione? Sì, quella. Beh, spero proprio di non aver bisogno di lui. Ciao, Ciao. Ciao.
signora. Ma vai a casa, no? Ma dove vuoi? Allora, ma dove vuoi andare? Ma si può andare in giro così? Ma vuole spostarsi? Ho capito. È un momento, aspetta, aspetta, calma, calma. Che premura avete? Portatelo via. Basta. Ma non si può. Via. Babbo, via. Ehi, alto! Si fermi, accosti, accosti! Le ho detto di fermarsi! Ecco, si fermerà! Scenda! Vengo subito! Buongiorno. Dove va con questo mezzo? Eh beh, perché? Cosa c'è? E questo faro dov'è? E non c'è. Nemmeno questo faro c'è. No, non c'è. Le gomme sono lisce. Lo so. Ma le frecce e il triangolo ce l'ha? Non ce l'ho, non c'ho niente. E la ruota di scorta? No, non ce l'ho. Nemmeno quella c'ha? No, niente, non c'ho niente. E il bollo di circolazione? No. E la patente? No, mai fatta. Mai avuto la patente? Mai avuto il piacere. Questo mezzo non può circolare, è sotto sequestro. E io come vado in giro? A piedi. Posso prendere la valigia? La valigia sì. E carica la pistola. Se ne vada, se no sparo davvero. Roba da matti con sti campagnoli. Beep.
Senta, siccome non riesco ad attraversare la strada, le spiacerebbe portarmi dalla parte opposta? Quant'è? 10.000. Ma 10.000 per attraversare una strada? C'è la chiamata, il supplemento, l'integrazione tariffa, in più c'è anche il trasporto della valigia. Sì, ho capito, vabbè. Senta, mi piacerebbe visitare il Duomo, da che parte si trova? Dunque, prima devi attraversare la strada. No, il Duomo poi... non mi interessa più. Pronto, parlo con Severino Cicerchia, detto lo scoreggione. State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia. Pronto. Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti. Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento? Pronto, ma chi fossi? Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla. Ma io non sono biondo. Allora mi ricordo fortemente la faccia. Mi faresti un favore, mi ospiteresti per una notte? Va bene, biondo. Grazie. E sono qui in piazza Sant'Eustorgio. Oh, va? È lontano? No. Sì, meglio che venga tu, io non sono pratico della città. Sì, grazie, sei veramente molto gentile. Sì, ti aspetto qui di fronte alla chiesa. C'è una piazzetta col giardino. Ma non ti ricordo. Nemmeno io mi ricordo di te. Quando sei partito ero un ragazzino. Senti, beh, comunque, guarda, non ti puoi sbagliare. Guarda, se vedi uno con la valigia, quello sono io. Allora, uno con la valigia. Sì, ciao, ciao. Porca miseria, mi ha fregato la valigia. Ciao. Ciao. Mi aspettavi? Sì. Come sei diverso. Beh, anche tu sei un po' diverso. Insomma, con gli anni. Vieni a casa mia. Ti aspettavo per questo. Ma non mi dai neanche un bacetto. Sì. Ma Severino? Ma che Severino è Severino? Mica mi chiamo Severino io. E come ti chiami? Margherita. È un equivoco. Ma io sarò un equivoco, ma anche tu mica scherzi, Io comunque aspetto Severino. No, allora non sai quello che ti perdi. Antipatico. Dal diavolo! Severino! Artemio! Ciao, Severino. Ma come hai fatto a riconoscermi? Dalla voce. Posso dirti una cosa? Dimmi. Ma lo sai che c'è la faccia da pirla? Sarà, però non sono biondo. Sali, va. Se senti aria, tira su il finestrino. No, non preoccuparti. Va bene così, lo lascio giù. Così va fuori l'aria che viene dal di dentro. Aria di casa mia. Questa è casa mia. Entra.
Ti piacque, eh? Quanta roba. Tutta bella. Sembra di essere al mercato. Mi piace proprio. Ti sei sistemato veramente bene. Boh, eh? E anche l'arredamento è molto curato, ricco. Complimenti. Insomma, il mio lavoro. Io prelevo e il cliente compra. Capisti? Ah, sei nel commercio? È un grosso impiego di capitale. Ma praticamente nullo. Perché vedi, la mia è una ditta di asportazione e vendita. E il capitale dov'è? E il capitale dov'è secondo te? Il capitale qua, dentro la melonera, è carenato. Avanti, quanto vorresti spendere? Su, dimmelo. Guarda cosa c'è qui, guarda cosa c'è. Il ben di Dio. Beagle Fashion Pack, cipria, pantaloni, magnetofoni, televisori bianco e nero a colori, 12 pollici, 15 pollici, telefoni pratici. Avanti. C'hai l'autoradio? No, non ho nemmeno l'auto. Ma l'auto pensi dopo, prendi l'autoradio prima. Avanti, ho un'occasione veramente unica per te. Autoradio Corea. Cassette stereo stop. Mangia nastri, eccolo qui. Mangia nastri, questo qui ci metti dentro il dito e mangi il nastro, guardalo qua. Allora, cassette autostrof, FME, FB, FB, PP. 5 integrati stereo stape e stereo treble. Spento, acceso, acceso, spento, spento, acceso, 5 diodi e un transistor 100.000 lire. Avanti, questo posso dartela a 100.000 lire. 100.000 lire 1, 100.000 lire 2, 100.000 lire 3. Aggiudicata. Non vuoi darmi 100.000 lire? Allora vieni qua, dammi 10.000 lire. 10.000 lire, 10.000 lire 1, 10.000 lire 2, ci metto sopra anche questo paio di pantaloni di velluto. 10.000 lire 3, eccole qua. 10.000 lire, pronti? 10.000 lire, dammi 10.000 lire. Neanche 10.000 lire. Ok, te la regalo. Te la regalo 1, te la regalo 2 e non te la regalo più. Faccia da perla, lasciala qui. Così la prossima volta impari. Te la regalo quando lo dico io. Senti un po', hai fame? Vorresti mangiare qualcosa? Da stamattina che non mangio. Bestia, non c'ho niente. Vorresti bere, non so, un bicchiere di latte? Un bicchiere di latte non si rifiuta mai. Bestia, non ho bicchiere né latte. Oi, ma cosa sei venuto qua a casa mia a mangiare bello sbaffo? Ma cosa vuoi? Veramente sono venuto a cercare lavoro. Un lavoro? Senti, potresti lavorare con me? Scorreggione, saresti molto gentile, un vero amico. Io e tu potremmo fare fifi fifi. Fifo io, fifi tu, capisci? Fifi fifi. Ma ti piacerebbe fare fifi fifi? Ma che roba è? Fifo 50% io e fifi 50% te, no? Ma è un lavoro molto difficile. Bisogna andare sempre dritti per la tua strada, senza mai voltarsi indietro. È un lavoro molto impegnativo. Sei incensurato? Incensurato e nulla tenente. Va bene. Sai guidare la Vespa? Come no? Va bene, ok, assunto. Quando si comincia? Cominciamo... Guarda, cominciamo subito. Venni, dunque... Lontano? Fregatene, sciocco! L'importante è che tu prosegui diritto quando la strada è dritta. Capito, Pirlino? Guida bene, eh? Sì, sì. Senti, ti piace la metropoli? Sì. Ma va? È come essere in città. Sì. Ecco, vai a destra, adesso gira a destra. A destra. Sì, sì, piano, piano, così a destra. Bravo, ecco. Rallenta. Rallenta, rallenta. No, mettiti vicino al marciapiede, un po' più vicino al marciapiede, così? Vai piano, così, accosto un po' di più, ecco, così vai piano, vai, ecco, bravo, bravo, adesso vai, veloce, veloce, tira a destra, vai così, sempre veloce, bravo, più veloce della luce. Cosa continui a dirmi? Vai di qui, vai di là, vai a destra, a sinistra, vai forte, vai ad agio, lo so io cosa fare, no? Tu fai quello che ti dico io, non sono mica in campagna qua, hai capito? Dai, tira. Rallenta, vai a destra. Mi fermo? No, rallenta, è a questo marciapiede. Accelera! Poi ho capito, gli hai toccato il culo, Dai, tira sul gas, più veloce della luce. Ha toccato il culo. Dai, forte. Delinquenti! Guarda. Bravo, guidi bene. Rallenta adesso, Adesso veloce? No, rallenta, fermati. Oh, fermati. Ah, ho capito. Facciamo i muratori. No, basta, finito il lavoro. Basta. Tieni, questa è tua, vedi? E questa invece è mia. Ho capito. Al ladro! Silenzio, si arrestano! A te ti arrestano! Anche te ti arrestano, abbiamo rubato insieme! Ma non ti vergogni andare in giro a scippare la povera gente? Uè, ma che vuoi dal centro? Che sistema è questo di prendermi di petto come un delinquente? Vergogna!
Ho tentato di fare un lavoro onesto, ma non ce l'ho fatta. Provaci te, provaci. Sì, rubo, rubo. Ma chi rubo? A chi c'ha qualcosa? A chi non c'ha niente non ci rubo niente io, ehi. Vergogna delle vergogne. Porca miseria. A quella lì gli ho portato via la borsa perché aveva una borsa. Se non aveva una borsa, cosa gli portavo via? Gli portavo via un braccio. Voglio dirti di più. Tingiti i capelli di biondo. Faccio da pirla! Come soffro quando mi sgridano, mi viene da piangere! Via, più veloce della luce! Corsi Angela, via dello Statuto 19. Buongiorno. Buongiorno, ma non lo vede che mi ha sporcato tutto? Ah, mi scusi, abita qui la signorina Corsi Angela? Sì, e allora? Non faccia così, mi fanno male i piedi, ho tagliato le unghie da poco. E allora? E allora, che ora torna la signorina? Ah, non si sa, guardi, sta tutto il giorno in ufficio. E quindi può tornare tra mezz'ora, può tornare tra tre ore, non si sa. Ho capito. Senta, allora le consegni questo, per cortesia. Dica che gliel'ha lasciata... Chi? Un amico. Sì, va bene, va bene, ma ora si tolga dai piedi, eh? Oh, ma ha sporcato tutto con quelle scarpacce, eh? Non è tanto per i soldi, perché c'erano soltanto 120.000 lire. Ma è per la seccatura, i documenti, le chiavi. Senta, lei ci riuscirebbe ad aprire la porta senza romperla? Beh, ci proviamo, signorina, ma se si rompe cambierò la serratura. E dire che quello che guidava la Vespa l'ho proprio visto bene in viso. Una faccia da delinquente. Io ce l'ho ancora davanti agli occhi. Certo che se lo rincontrassi lo riconoscerei subito. Oh, ma eccolo, è lui! Ci penso io, signorina, freni! Ma insomma, cosa succede? Cosa ho fatto? Lo sai benissimo, cosa hai fatto? Basta con le mani, ragioniamo un po'. È lui? Sì, sono sicura. Ah, ecco, è la signorina della borsetta. Ha visto? Mi ha riconosciuta pure lui. Allora andiamo. Dove andiamo? Alla polizia. No, la polizia no. Io la borsa l'ho riportata, l'importineria c'è tutto, giuro, non ho toccato niente. E io ci credo. Ma poverino, potrebbe dire la verità. Ma quale verità? Guardi che faccia da ladro. Beh, controlliamo. Via, cosa ci costa? Sì, controlliamo. Ma ricordati che se hai raccontato balle ti prendo calci nel culo. Ah, al culo. Hai al braccio, hai al braccio. Sali. Hai al culo. No, aia, i peli, mi strappi i peli, aia. Buon appetito. Grazie. Tu non mangi? No, io la sera non mangio. Dieta controllata. Al massimo due crackers. E poi figurati la pasta, troppe calorie, fa ingrassare. Per me non la cucino mai. Com'è venuta? Bene, bene. Allora tu sei appena arrivato a Milano. Certo è un grosso problema trovare da dormire. Ah, sì? Io ho un'idea. Ci andresti in un residence? Non so che cos'è. È un mini appartamento. C'è tutto, come se fossi a casa tua. A casa mia non c'è niente. Conosco il direttore perché gli mandiamo i clienti della ditta. Ah. Solo è un po' caro, 50.000. Al mese? No, al giorno. Oh, la Madonna! Però è compreso il servizio di pulizia. Ci sono mobili, posate, TV e ti lavano anche la biancheria. D'accordo, allora ci vado. È solo che fino a domattina il direttore non arriva. Va bene, non preoccuparti, va. Tanto io stanotte una sistemazione da qualche parte la trovo. Ma no! Stanotte tu dormi qui. Lì? Ti ringrazio, io sono un contadino, sono abituato a dormire per terra. Ma non qui, là, c'è un divano. Tu finisci di mangiare che io vado a preparartelo. È quasi pronto. Ah, bene. Che vestito ti sei messa? Non è un vestito, è un pigiama. Ah, ti sta molto bene. Grazie.
Perché il bianco fa risaltare tutto. Tutto cosa? E beh, tutto... tutto l'arredamento. Ah. E quello chi è? Il tuo fidanzato? Magari. È Platini. Bello, eh? Ma insomma, veste sportivo. Ecco, il letto è fatto. Buonanotte, Artemio. Angela, non è che ti comprometto? In che senso? Eh beh, dormo qui a casa tua, poi la portiera ci ha visti insieme, insomma. Oh, sei proprio un campagnolo. E poi non facciamo mica niente di male. Già. Tac. Artemio, che stai facendo? Mi stavo spogliando. Uso le scarpe. Volevo dirti che domattina alle 8 ti accompagno io al residence, d'accordo? Sì, grazie. Questo è un mio pigiama, tieni. Mi stavo pettinando, scusa. Mi sono chiuso fuori. E perché? Così sto dentro. Artemio? Sì, sono qui in bagno. Sono le 7:50, alle 8 dobbiamo uscire. Lo so, ma vorrei farmi la barba, non è un rasoio? C'è quello mio nel cassetto a destra. Per un uso corretto del rasoio, divaricare bene le gambe. Solida. Ho un buon stipendio. Ogni due anni uno scatto. Come Mennea. E ho calcolato che a 50 anni posso ritirarmi col massimo della pensione. Non posso lamentarmi, no? Ma che fai? Non mi ascolti? Sono impegnato nella guida. E così i miei giorni passano veloci. Piano, piano. È la domenica che mi sento persa. Io non ci posso stare senza far niente. Devo muovermi, devo agire, devo correre. No, frena, frena. Alla sinistra, alla destra. Non ti sembra di correre un po' troppo? Il segreto è proprio quello. Non fermarsi mai, perché se uno si ferma a meditare, se si guarda alle spalle, magari si domanda, ma che ho fatto della mia vita? Attento! Ma prendi sottopassaggio, no? Ignorante! È così semplice! Attenzione, attenzione, attenzione! Attenta, attenta! Attenta, un residence! C'è attraverso la strada! Attraverso la strada! Per cortesia, vai più adagio! Ma se siamo fermi! Sì. Vai, su, che il direttore ti aspetta! Siamo fermi! Ciao! Angela, quando ci vediamo? No, siamo fermi. Purtroppo i pezzati piccoli sono già tutti presi. Ma venga, venga, venga. Lei è fortunato. Ne è rimasto uno doppio, luminoso, confortevole e spaziosissimo. Prego, prego, prego. Contento? Bello, l'ingresso è bello. Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Angolo cottura. Angolo intimo. Angolo doccia con relativo spogliatoio. Angolo ricreativo. Angolo TV.
Angolo telefono con sediolino incorporato, pronto? Angolo pranzo cena. Con sedie ribaltabili. E l'angolo letto? A letto ci si va dopo cena, no? Eh sì. Guardi, eccolo qua. Che ne dice? Eh? È bello e funzionale. E poi è leggerissimo. Ecco fatto. E la finestra non c'è? Sorpassata. Venga, venga. Venga qua, guardi. Questa è l'aria calda. Qui c'è l'aria fredda. Questo è il deumidificatore. Che se ne fa della finestra? Beh, niente. Soddisfatto? Eh sì. Tenga. Grazie. Ah, un'avvertenza. Siccome i vicini odiano i rumori, la prego di non dare qui dentro ricevimenti, congressi, feste da ballo. Senz'altro. Senta, mi deve come cauzione un mese anticipato. 50.000 al giorno fa 1.500.000. Così tanto? Prego. Questo è 1.000.000? Sì, ho detto 1.500.000. Questo è mezzo? Sì, più 200.000 per il deposito delle bollette luce e telefono. Sono 300.000. Più 79.000 come canone della televisione. Vabbè, comunque mi deve... Più 150.000 per eventuale trasporto. Trasporto di che cosa? Trasporto funebre, non so. Faccio il caso che le venga un colpo, una trombosi, un infarto. Ma chi la trasporta? Ma tieni i soldi anche lì? No, no, mi sto toccando per scaramanzia. Ah. Signora Giovanna, c'è Artemio al telefono. Eccomi. Pronto? Artemio, sei te? Mamma, mi sono sistemato. Abito in un bellissimo appartamento, modernissimo, tutto pieno di angoli. E poi vedessi anche come sono elegante. Ho un bel vestito grigio, un grigio... grigio gatto, quasi topo. Non immaginavo di diventare così elegante. Ah, sì? E quant'è che hai speso, stellina mia? Tutto, però domani cercherò un lavoro. Ho interessanti prospettive per il futuro. Ah, e poi ho un'altra notizia più bella, mi sono innamorato. Ah, la lontananza gli ha fatto bene, finalmente si è innamorato di te. Anch'io ti amo. Ma chi parla? Lala Maria Rosa è contenta che gli vuoi bene. No, mamma, non hai capito, io mi sono innamorato di una ragazza di città. Lei non lo sa ancora, ma la prossima volta che la vedo glielo dico. Sei contenta? No. Mamma, è una brava ragazza, è diplomata. Allora lei è un putanun. Tu sei una contadina, certe cose non le puoi capire. Sarà? Ascolta, Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ci ho messo dentro un prosciutto, la copa, qualche uvetta e un po' di farina. Te lo spedisco subito. Mamma, lascia perdere, non mandarmi niente. In città mangiamo in un modo diverso, più pratico, più vitaminico. Anzi, adesso ti devo salutare perché vado a preparare il pranzo. Ciao, ciao. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante, tac. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, 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 tac. Piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac. Vino cartonato, tac. Spaghetti pronto uso. Contorno sul gelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh, questa sì che è vita. Toc. Artemio, che ti è successo? Intossicazione, gli hanno fatto pure la lavanda gassica. Ma lei chi è?
Non c'era posto e ci hanno abbenati. Sono contento che sei venuto a trovarmi. Come hai fatto a sapere che ero qui? Ho telefonato a Residence. Mi hanno detto che ti eri sentito male. Tieni. Grazie assai. Mi hai detto che cercavi lavoro. Ti andrebbe di fare l'agente? Poliziotto? No, l'agente di assicurazioni. Tieni, appena sei guarito ti presenti a questo indirizzo. Dovrai sostenere solo un piccolo test, cioè un colloquio, e vedrai che ti assumono. Beh, io vado adesso, è tardi, ciao. Ma come, sei appena arrivata e già te ne vai? Fermati un po'. Qui si sta bene. Insomma, bisogna abituarsi. Poi visitare gli ammalati è una buona azione. Gesù è felice. Mi dispiace, ma prima devo fare un salto in banca. Subito dopo passare all'aeroporto a prendere un cliente e poi di là andare in ufficio. Ciao, Artemio. Ci vediamo, eh? Ciao. Ciao, Angela. Me li hai mangiati tutti. Tu male stai. Erano buoni? Un poco secchi. Oh, scusate. Mi hanno fatto una lavanda gastrica e non sono ancora a posto. Scusate. È un orologio giapponese. L'ho trovato nell'uovo di Pasqua che mi ha regalato una mia amica, Maria Rosa, che vorrebbe diventare la mia fidanzata. Guardi, è d'accordo con mia madre? Non interessa. Lei se ne intende di assicurazioni sulla vita? Insomma, praticamente... Bene. E allora mi calcoli l'aliquota annuale di una polizza a vita di un nostro ipotetico cliente. Per esempio, ecco, questo mio collega. Beh, io il signore non assicurerei, ha già un piede nella fossa. Anzi, sono sicuro che non passerà la notte. Ma come... come si permette? Come... Visto? Va bene. Dunque, allora... Questo è il contratto base di una polizza totale che prevede ogni tipo di infortunio. Sì. Questa è la penna, lei deve venire a casa mia e convincermi a firmare. Prego. A che ora ci vediamo? Dove? A casa sua, non mi ha invitato a casa sua. Ma era un esempio, semplicemente un esempio, si sieda. Anzi, si accomodi più vicino, venga. Si accomodi avanti. Qua, venga qui, perfetto. Dunque, lei è arrivato a casa mia. Trin! Cos'è? Il campanello di casa sua. Ma... Ah, ho capito, lei è l'altro tipo, quello che fa Dlin Long. Ma vuole no. Che faccia Dlin Long, io ma faccio Dlin Long. Ma non c'entra il campanello, vado avanti, avanti. Oh! E questo cos'è? È la porta di casa sua, cigola molto, bisogna metterci un po' d'olio. Oh, che meraviglia! Quadri d'autore, mobili antichi, argenteria. È tutta roba sua, l'ha ereditato, complimenti. Certo che se qui viene un ladro si becca tutto, ma lei se ne frega perché ha già messo la firmetta qui. E l'assicurazione la disattiva. Io ho un perfetto allarme elettronico, prova di ladro. Nessuno può entrare in casa mia. Cade un fulmine sulla casa. Può succedere, è capitato un mio vicino, gli si è bruciata tutta la cascina. Ma lei se ne frega perché avendo firmato qua, l'assicurazione... Io non ho cascina, ma ho il parafulmine. Allora, la cameriera ha messo la cera. Lei rientra, scivola, si rompe due costole. E siccome pesa molto, buca il pavimento e rovina tutto l'appartamento di sotto. Io ho la moquette e non scivolo. Cade un mozzicone, si incendia la moquette e brucia tutta la casa, no? Non fumo. Il suo cane uccide il gatto del vicino, ma lei se ne frega perché con i soldi dell'assicurazione compra il coniglio. Non ho cani. Il bambino con la palla rompe un vetro? Non ho figli. Sua moglie... No. Non ha moglie? No. Non l'ha trovata della sua misura? No. Vabbè, allora sono fregato. Sì, a questo punto è fregato. Vediamo cosa fa. Beh, a questo punto prendo la polizza e qua scrivo che lei non ha voluto assicurarsi. E non funziona, questa penna... Oh, mi scusi, ho schizzato. Mi ha sporcato tutto il vestito, mi ha sporcato. Però, vede, se l'avesse firmato sarebbe stato assicurato e le avrebbero risarciti i danni. 30-40.000 lire se le sarebbe beccate. 40.000 lire, 500.000, questo costa 500.000. E Lino pure stoffa di cartellini. Ma guarda, questi sono cazzi suoi del perito. Comunque, guardate, se ci ripensa, si faccia vivo. Se cambi idea, mi faccia sapere. Bianco, arrivederci, condoglianze. E
il tuo capo che ha deciso per il centralino. Ha preso il nuovo computer digitale elettronico. 46 linee interne. Guarda, c'è un tipo buffo che ti saluta. Sì. Ciao. Ah, è un amico. Scusa, ciao. Ci vediamo dopo. Arrivederci. Ciao. Ciao, ti trovo bene. Come sei elegante. Beh, questi erano fiori, erano per te. Un pensiero. Grazie. Garofani rossi. Ah, li adoro. E passavo di qua e allora volevo vedere dove lavori. E com'è andata le assicurazioni? Ti hanno preso? No, perché... Perché? Ma ne volevano uno più alto. Comunque interessanti prospettive per il futuro. Sei libera? Facciamo due passi? E come faccio? Devo rientrare subito in ufficio. Ho solo 45 minuti per il pranzo. Te lo offro io. Troviamo un ristorantino tranquillo, magari in collina. Con l'orchestrina, una cosa un po' romantica. Ti ho detto, solo 45 minuti. Anzi, ora 44. È meglio che vieni a mangiare con me. Dai, vieni. Ah, grazie. Prego, ti piace il prosciutto? Molto. Fanno 3.850 lire. Ma non ho preso niente. Per il coperto. Sai, Angela, volevo dirti che siccome... Allora quella colletta per il compleanno del capo? Sì, ne parliamo dopo, magari in ufficio, eh? Mm-hmm. Dicevo ciao, che... Ciao, Angela. Ah, hai letto quella circolare? Sì, non sono d'accordo. Che dicevi? Dicevo che ho conosciuto una ragazza che mi piace molto. Non ne avevo mai vista una così carina. Hai preso le penne? Me le fai assaggiare? Prendi. La conosci bene anche tu? No, perché io al mio paese di ragazzi l'ho conosciuta tanto. Ma c'è troppo peperoncino. Sì, troppo. Una. Allora questa ragazza? Mi sono accorto di volerle bene, ecco. Mi sono innamorato. E allora, che c'è di male? Niente, ma se avessi un lavoro sarei più tranquillo, ecco. Mi apri la bottiglia? Ho interessanti prospettive per il futuro. E mi darò da fare, la volontà non mi manca. Sono un caparbio. Sai come siamo fatti noi contadini, eh? Angela, sì? Scusami, passi il pepe. Ecco il pepe. Sai, perché io sono sicuro che una sistemazione la trovo. Allora tu cosa pensi? Lo posso dire a questa ragazza che mi sono innamorato di lei, che le voglio bene? Eh sì, sì, fin dei conti sei un bel ragazzo. Beh. Insomma, perlomeno sei simpatico. E poi sei onesto. Grazie. Se fosse in te mi dichiarerei. Angela. Ah sì, devo andare. Poi me la fai conoscere questa ragazza, d'accordo? Mi sa che non ha capito. Buongiorno. Buongiorno, desidera? Sono venuto per quel posto d'accompagnatore. Ah, zio! Devi avere molta pazienza perché ha un brutto carattere. Io sono un contadino e di pazienza ne ho da vendere. Su, zio! Buongiorno. Cosa fa? Deve imparare a conoscerla. Mamma mia, come sei brutto. Era meglio il cane. Vabbè, io se non altro non faccio la cacca per la strada. Beh, questo lo vedremo. Andiamo, va. Venga, l'accompagno. Ma no, ma che fa? L'accompagno. Ma lascia stare, guido io. Vai avanti tu, cammina, su. Cammina, su. Corri, svelto. Svelto, vai sempre avanti, cammina. Svelto. Ma che non ci vedi? Cammina dritto, su. Andiamo, corriamo, su. Svelto, svelto. Era un cane molto intelligente. Conosceva tutte le strade a memoria. Poi un giorno è morto. A bastonate? Ma allora lo fa apposta, scusa. Certo che lo faccio apposta, eh. Che ora sono? 6:15. Andiamo al cinema.
Ma lei è cieco, non può andare al cinema. E per questo ti pago, tu guardi e mi spieghi. Vabbè, che film vuole andare a vedere? Le calde labbra di Erika, un film vietatissimo ai minori di 18 anni. Dove lo fanno? Lo fanno al Fantasy. Non so dov'è. E ti porto io, vieni. Vieni con me, vieni. Vieni appresso a me, non ti preoccupare. Sì, sì. Cammina, cammina, cammina che facciamo tardi. Cammina, cammina. Attendi che c'è un albero. L'ho visto, non sono cieco. E allora che succede? Adesso lei sì. Si spoglia. Sì. Si toglie tutto. Pure le mutande. Sì, sì, anche le mutande. E come sono le mutande? Ebbene, le mutande sono fatte come le mutande. No, dico, come sono? A slip sono? Sì, sì, a slip. Silenzio! Il seno com'è? Così? Così o così? Beh, se no è davanti. Sì, lo so che è davanti, ma... Fatto come una specie di melone, sì. Diviso a due, applicato sul seno. Basta, sì, sì. Piantala lì. E sì, sotto, sì. Sotto? Sotto. E sotto il seno c'è l'ombelico. Lo so, e come è fatto l'ombelico? Beh, come l'ombelico è fatto come, così. Come una ciliegia, ecco. Basta, che siamo al cinema! E poi il di dietro, il di dietro. Il di dietro è com'è come il di dietro? Un... Come? Come un due... Sì, sì. Come sì. Un cocomero diviso a metà e applicato sul culo. Sì, e poi, basta! Smettila! Che succede? È finita! Dai, scorso il giornale. C'è il giornale, c'è il giornale. No, il giornale dietro. C'è il giornale di dietro. No! Silenzio lì! E poi adesso arriva uno sì, che c'è? Con che una zucchina e due pomodori. Sì, ma a me che me ne frega dall'ortolano, voglio sapere che succede. Che fanno? Che fanno? Piantala lì! Dai, non ha capito. Parla, non vede che è un cieco? Beh, sei cieco non è il posto suo. Vabbè, allora qual è il posto per un cieco? Pugno sul naso. Vabbè, allora basta, mi licenzio. Mi piace, è troppo pericoloso. Come torna a casa? A memoria, a memoria. Sì, a memoria. Vieni qua! Vieni qua! Ah, ciao. Ciao. Ma che fai lì? Dormi. Prendi la pompa e sbrigati. Senti, io oggi pensavo che si potrebbe andare a fare una bella gita. Non so, magari sui laghi o in collina. Troviamo un bel ristorantino tranquillo con un'orchestrina. E così stiamo un po' insieme, io e te, no? Ma sei matto. Lo sai che giorno è? È domenica. E non sai che c'è oggi? La messa? La partita! C'è Inter-Juve! Ah, vuoi andare allo stadio? Dove vorresti andare altrimenti? Ma io veramente... Veramente che cosa? Non ti interessa il calcio? Non sei juventino? Ma veramente da ragazzo... Da ragazzi si fanno tante stupidaggini, però adesso che sei grande sei della Juve come me, vero? Va bene, sono della Juve. Cosa fai con quei fiori? Ah, già, per te. Dai, prendi la bandiera. Falla vedere bene. Ah, sì. Ecco. Alzati, tirati su. Vado in piedi, sì, fuori? Sì, in piedi, Dai, grida forte. Viva la Juve! Viva la Juve! 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 Qualsiasi, come intendi tu. Insomma, praticamente quella ragazza lì che dicevo sei tu. Io mi sono innamorato di te, capisci? Se per te va bene, non so, fammelo capire. Magari un piccolo segno di incoraggiamento, ecco. Perché io sono timido e ho bisogno di capire. Sì! Arbitro, era fuori gioco! Sì, era un gol! Ah, gol! Ma quale fuori gioco? Era in linea! Ma che linea è linea? Stai zitto, cretina! Uè, ma scalzone, è il modo di rivolgersi a una signorina. Uè, ma a te che ti interessa, bestia! Capisco. Adesso andiamo a fare un giretto, magari andiamo in collina in un ristorantino romantico con l'orchestra. Ma che orchestra?
Che mi importa delle orchestre? Scusami, ma quando la Juve perde in questo modo non mi va proprio di fare niente. E non mi va di parlare. Mi viene voglia di prendere a schiaffi qualcuno, capisci? Va bene, allora io torno a casa in tram, eh? Ecco, bravo, hai capito. Non è proprio il momento. Ho bisogno di starmene sola. Ciao. Ci sentiamo un'altra volta. Sì, va bene, va bene. Non te la prendo. No, non me la prendo. La bandiera! Angela, la bandiera! Angela, hai dimenticato la bandiera! La Juve! Eccolo là! Ammazziamolo, dai! No, no, non è mia, è di una mia amica, non è mia la bandiera, dove il calcio, non me ne frega niente! Non è mia! Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi? Eh sì. Stop, stop! Fermi, signorina, cancelli tutto! Ma che fa? È impazzito? Perché ha detto di sì? Non ha letto il copione? Lei deve dire no, no! No, io il copione non l'ho letto, ma mica bisogna andare all'università per capire che è un cambio vantaggioso. Io ci guadagno, lui che ci perde. No, lei deve dire no! Scusi, lei non cambierebbe 1.000 lire delle sue con 2.000 delle mie, sì? Senta, lei non è pagato per ragionare, è pagato per fare della pubblicità. Vabbè, ma per 100.000 lire che mi date devo fare la figura dell'imbecille. Basta, stia zitto, dica esattamente la battuta scritta sul copione. Intesi? D'accordo? Da capo. È pronto? Sì, pronto. Motore. Partito. Chuck, azione. Scusi, lei cambierebbe il suo fustino con due qualsiasi? Io li cambierei, ma quello là non vuole. Guardi, senta, scusi, è più forte di me, guardi, io non ce la faccio. Trovatene uno più cretino. Basta, cacciatemelo via, toglietemelo dai piedi. Un momento, un momento! Arrivo! Un momento, arrivo! Arrivo, arrivo! Pronto? Sono Angela. Oh, ciao! Artemio, come mai non rispondevi? Ero dall'altra parte dell'appartamento. Ah, e come va? È tanto che non ti sei fatto più sentire. Ho cercato lavoro. Ah, e l'hai trovato? No, però ho interessanti prospettive per il futuro. Oggi è domenica, hai impegni? No, sono libero. Mi vuoi portare ancora a vedere la Juve? No, il campionato è finito. Perché non fai un salto da me? Ho bisogno di vederti. Vengo subito. Sì, subito.
non capisco perché se uno ha un sentimento pulito e sincero non lo debba confessare. Se mai mi dirà di no. Perché poi dovrebbe dirmi di no. Oh, buongiorno, c'è la signorina Angela. Ma sono io. Non ti avevo riconosciuto con quel cappello. Sei arrivato così presto, io mi ero fatta una maschera per la pelle. Senti, scusami un momento, vado a mettermi in ordine. Tu intanto dai un'occhiata al terrazzo, d'accordo? Bene. Pino Silvestre. Vidal. Artemio? Sì? Oh, Angela. Hai visto le piante? Quali piante? Queste. Ah, sì, belle. Sì, belle, però sono un po' trascurate. Sai, io non ho il tempo di curarle. E allora mi sei venuto in mente te. Tu sei campagnolo, sei pratico e soprattutto sei un amico. Allora è per le piante che mi hai telefonato? Beh, sì, ti scoccia. Guarda che se ti scoccia, dimmelo. Oh, scusa, scusa, scusa un momento. Pronto? Ciao Angela, te ne stai in casa di domenica? Non avevo programmi. Beh, noi abbiamo organizzato una festicciola. Ah sì? E chi c'è? Giorgio, Fabio con la sua ragazza, poi quella della contabilità. Questa va legata lì. Poi c'è Elena con un ingegnere che si è aggregato e le sorelle Amelia, quelle tanto simpatiche di Torino. Che fai, vieni? Non so se posso, c'è uno in casa. Ah, è un uomo, ma brava. Ma no, è un amico. Artemio. Il campagnolo? Sì, è venuto ad aggiustarmi i fiori del terrazzo. Come faccio? Posso portare anche lui? Ma certo. Ora glielo chiedo. Se n'è andato. Mi sa che si è offeso. Ma non mi ha nemmeno salutata. E che ti aspettavi da un campagnolo? Allora vieni? Va bene, mi vesto e arrivo subito. Ciao. Angela. Angela! Angela! Ma guarda che ti sei chiusa dentro, eh! Angela! Ti sei chiusa dentro! Angela, ti sei chiusa dentro! Angela, qui piove, com'è il tempo dentro?
Lei non si preoccupi, se c'è un ladro ci penso io, lo riempio di botte. Apra. Ma è ancora lui! Artemio, che ci facevi sul terrazzo? Ti aspettavo. Lui invece non aspettavo. Ti sei divertita? Sì, è stata una festa molto movimentata con tanta bella gente. Peccato che tu non sia venuto. Eh beh, se l'avessi saputo prima non mi sarei trattenuto sul terrazzo. Già. C'erano tante ragazze. Anche ragazzi? Certo. C'era anche Platini? No, Platini non c'era. Ah. Mi spiace darti tutto questo disturbo. No, ma che disturbo, figurati. Piuttosto sono io che devo scusarmi con te. Ecco fatto. Sei asciutto. Grazie. Ma che fai? Mi rivesto e torno a casa. Con i vestiti bagnati? Tanto fuori piove. Non se ne parla nemmeno. Tu rimani qui. Qui? Sì. Ah beh, sì. Tanto io sul divano riposo benissimo. Non vorresti dormire con me? Nel tuo letto? Sì. Vieni. Perché chiudi a chiave? Non vorrei che ritornasse il fabbro. Ti dà fastidio se dormo così? Sei timido, vero? Un po'. Dimmi la verità. A cosa stai pensando? Pensavo che questa pioggia dovrebbe far molto bene alla campagna. Su, vieni più vicino. Voglio sapere una cosa. Cosa? Preferisci la luce o il buio? Per dormire il buio. Dai, non far finta di non capire. Ma senti un po'. Non eri innamorato di un'altra ragazza? Quale ragazza? Ma sì, quella ragazza di cui mi parlavi sempre. Ah, quella sei tu. Non te ne eri accorta? Sì, l'avevo capito, però... volevo sentirmelo dire. Su, su, signora Giovanna, venga! È un'interurbana questa! Arrivo, arrivo! Presto! Eccomi! Son chi? Tenga! Pronto? Artemio! Sono io! Com'è che va? Ciao mamma, bene, ho un'importante notizia da darti. Voglio fidanzarmi. Con la Maria Rosa? Uè, si fidanza con la Maria Rosa! Complimenti! Hai visto? Bravo! C'hai il mio consenso! Amore mio, ti sei deciso? Ma chi parla? La Maria Rosa tua? Dai, vattene, passami mia madre, muoviti! Non mi sembra mica tanto convinto. Com'è? Ci hai già ripensato? Mamma, non hai capito. Mi voglio fidanzare con quella ragazza di città, la diplomata. Già, il putano. Secondo me te fai una stupidata. La Maria Rosa ti vuole bene. Avrei visto un anellino di fidanzamento, il meno caro che c'è. Costa 120.000 lire. E siccome, nonostante le interessanti prospettive per il futuro, non ho ancora trovato lavoro e non ho soldi, mandami un vaglia telegrafico. Ma sei matto? Con 120.000 lire si può comprare una scrofa di 3 quintali. Ma io la mia fidanzata cosa regalo? Una scrofa? Comunque non c'ho più un soldo, ho impegnato tutto per comprare un trattore. E io come faccio? Hai voluto fare di testa tua? Hai abbandonato la campagna? Sei andato a stare in città? E a destra Saranget? Ciappa! Brava! 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 Bravo! Brava! 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 Scusi, per il sangue è qui? Permesso, buongiorno. Sono venuto a dare il sangue. Si tolga la giacca e si sdrai lì. Dottore? Lì sul lettino. Thank you.
Quanto lo pagate il sangue al litro? 40.000. Me ne tolga 3 litri. Vengo. Artemio. Ciao. Ciao. Che fai qui alle 8 di mattina? Ho una sorpresa per te. Ah sì, accomodati. Intanto io finisco di truccarmi. Sai, fra 10 minuti devo essere in ufficio. Ma che hai? Mi sembri un po' pallido. Sarà un po' di anemia. Ah, vengo subito, eh. Porca miseria. Hai perso qualcosa? La pietrina. Dell'accendino? No, dell'anellino. Beh, quando farai le pulizie lo troverai, allora... Cos'è? L'anello di fidanzamento. Che fidanzamento? È il nostro. Avrei fissato la data delle nozze per il 22 di settembre. Così avrò tutto il tempo di trovarmi un buon lavoro e finalmente... Non va bene? Vuoi anticipare? Artemio... Io non sono una che si sposa. Non mi sento portata per il matrimonio, la casa, i figli. Sono cose che non capisco. Non ci penso nemmeno. Dopo quello che c'è stato tra noi? E io, solo per aver dormito con te una notte, dovrei impegnarmi per tutta una vita. Ma come? Dormivi? Cerca di capirmi. Io ho bisogno della mia libertà. I colpi di testa si fanno a 18 anni. Io ne ho 26. Appunto, vuoi rimanere zittella? Credo di sì. Che c'è? Allora non mi vuoi bene. Ma che c'entra? Insomma, mi vuoi bene, sì o no? Ma sì, sei simpatico, sei divertente, mi piaci. Possiamo vederci la sera, se siamo liberi. Ecco, per esempio, per Ferragosto vado alle Canarie. Se vuoi venire. Che hai? Ci sei rimasto male? Ti sei rattristato? No, non sono rattristato. Perché forse hai ragione tu, Angela. Meglio una relazione più libera, più moderna. Senza troppi legami. Ci si vede quando ci si incontra. Si sta insieme se si può, se ci va. Senza troppi problemi. Senza troppi legami sentimentali. La vita è una grande cosa bella ed è una sola e bisogna goderla. Ma che fai, ma? Cos'è successo? Non c'è più acqua. Ma mi poteva ammazzare! Io mi voglio ammazzare, anzi adesso me ne vado. Ma si fermi, si calmi! Ma mi lasci! Io pago le tasse e ho il diritto di morire! Nessuno ha il diritto di morire. La vita è un dono sacro, insostituibile. E se ci sono dei problemi, il dovere di ogni essere umano è risolverli con la ragione. Vedi, questa ragazza di cui mi hai parlato, bisogna capirla. Come fa a sposare uno come te? Ma sono così brutto. Ma su questo ci si potrebbe anche passare sopra. Ma perché non sente la sicurezza? Vuole l'uomo solido, uno che le offra la tranquillità economica. Per esempio, potresti invitarla in crociera, comprarle un visone, una fuoriserie? Beh, no. Lo vedi, anch'io, quando ero spiantato come te, mi ero innamorato di una ragazza che non mi voleva sposare. Ma quando mi sono sistemato, e anche bene, mi ha detto sì. Guarda. Hai capito? Ti devi dar da fare, mio caro. Sono 2 mesi che mi do da fare e non ho combinato niente. Non sono nemmeno riuscito a suicidarmi. Lo sai che ti dico? Mi sei simpatico. Ti metteresti con me? No, in che senso, scusi? No, perché io... Ma cosa hai capito? Parlo di affari. Ah. Ti voglio dare una chance. Chance? Sei contento che ti do una chance? È solo che non saprei dove metterla, ho la casa piccola, è ingombrante. Ma no, significa una possibilità di lavoro. Ah. Ti andrebbe di metterti in commercio? A me è sempre piaciuto il commercio. Basta che non sia roba rubata, eh. Ah, regolarmente pagata. Io compro all'ingrosso.
E tu vendi al dettaglio, puoi cominciare anche domani. E di che cosa si tratta? Erba. Prego? Erba. Ma come, dovrei ritornare a fare il contadino? Ma che roba per i ragazzi. Vendita al dettaglio all'uscita delle scuole. Non capisco. Scusami, sai, ci sei o lo fai lo stronzo? Gli vendiamo la marijuana. La droga? Ma come, lei non mi ha lasciato morire nell'acqua per affogarmi nella merda. Io dovrei vendere la droga ai ragazzi? Ma non urlare, sei impazzito! E tu pretendi di fare i soldi e di rimanere pulito? Certo, ha detto giusto, io voglio rimanere pulito. Dentro e fuori, perché sotto i vostri abiti candidi c'è l'erciume. Vi fate schifo tutti, anche lei mi fa schifo. Anche voi tre, tutti mi fate schifo. È matto. Voi due, lei soprattutto, lei mi fa più schifo di tutti. A me? Ma è un pazzo, è un drogato. Vai a far bene al prossimo. L'ho salvato dalle acque, è sotto shock, ma... Andate al diavolo, voi alla vostra città. Non mi avete accettato, mi avete sputato in faccia? E io ricambio, sputo in faccia a voi e alle vostre macchine. Tutto mi avete rubato. La valigia, l'amore. La speranza. Oh, scusate. Scusate. Acqua e olio, tutto a posto? Ho capito. E qual è l'ultimo lavoro che ha fatto? L'ultimo lavoro... ho donato il sangue. Il sangue? A chi? Eh beh, non lo so. Ha importanza? Lasciamo perdere, va. E perché è vestito così? Eh beh, sono venuto a Milano, poi mi hanno portato via il trattore, ho fatto il metronotte, mi sono innamorato. Eh beh, insomma, una storia lunga. E siccome la storia è lunga, io non ho né tempo né voglia di ascoltarla. E poiché lei non ha il permesso di soggiorno e non ha lavoro, non ha una lira, noi la rimandiamo al suo paese. E questo è il foglio di via. Devo proprio partire? Sì. Non potrebbe chiudere un occhio? Oh, mi scusi, signor pirata, non volevo dire così. Vada via. Ma mi scusi. Vada via. No, veramente, vada non volevo, via. Mi scusi. Vada via, non se volevo vada. Dire così. Ciao! Buongiorno. Lei è una villeggiante? Sono la Maria Rosa. Maria Rosa? Non t'avevo riconosciuta. Sei diventata veramente una bella... non hai più i brufoli. La crema ha fatto miracoli. Sì. Ti va di portarmi fuori stasera? Certo, molto volentieri. Scusa un attimo, eh? Artemio! Ciao. Ciao. Una fatica per ritrovarti. Il tuo paese non lo conosce nessuno. Sì, è un po' isolato. E lei chi è? È un'amica. Un'amica? Un'amica di mia mamma. Ah. Ma scusa, ti pare bello quello che hai fatto? Perché? Cosa ho fatto? Sei sparito. Nemmeno una telefonata, un biglietto. Sono tornato a casa. Ah, ieri sono passata al tuo residence. C'era una raccomandata urgente e l'ho aperta. E delle assicurazioni. Ma io non sono assicurato. Ma no, è quell'esame che hai fatto. Ti hanno accettato. Dicono che alla prova sei stato originale e pieno di iniziativa. Artemio, non sei contento che sono venuta a trovarti? Cosa fai? Ti fermi? Vorrei, ma sto partendo per le Canarie. Ho fatto una deviazione di qualche chilometro, ma fra 55 minuti ho il volo. E allora non ti fermi? No, ma quando torno in città dobbiamo vederci. Ho tante cose da dirti. Ho pensato molto a te, alla tua proposta. In fin dei conti sono una donna sola. Potrei anche cambiare idea sul matrimonio. Oh, oddio, non ho più tempo, devo scappare.
Siamo d'accordo allora. Ci vediamo. Ci sentiamo. E spostati, dai. Artemio, chi era quella lì? Un'amica. Un'amica? Un'amica di Platini. E sta lettera? Ah, niente, pubblicità. La solita pubblicità. Basta oggi, non ho più voglia di lavorare. C'è un posticino tranquillo con l'orchestrina. Che bello. Ho la macchina nuova. Ti piace? Tanto. È uno Spider, carrozzato farina. Beato te, contadino. Beato te, sei forte.